Che oggi secondo me è un momento importante per me sicuramente, ma è un momento importante anche per la Ternanità ed è un momento importante per la città di Terni e per l'Umbria tutta. È un momento dove la tifoseria della Ternana raggiunge secondo me in questo istante il massimo dei propri desideri. E perché dico questo? Perché come tutti sapete io sono arrivato a Terni molto scarso nel mondo del calcio e non è che ci avessi comunque mai bazzicato troppo e non avevo capito esattamente che cos'era. A Terni la tifoseria ternana mi ha fatto innamorare prima di una maglia, poi mi ha fatto soffrire per questa maglia e poi mi ha fatto evidentemente lottare per questa maglia. E allora io ho cominciato ad ascoltare la tifoseria ternana e ho capito che la tifoseria ternana era una tifoseria che la vostra battuta è abbiamo da soffrire, abbiamo da tribolare. E io sinceramente mi sono sempre un po' ribellato a questa cosa e mi sono sempre domandato come mai una città industriale, una città che ha dato tante cose belle all'Italia, come mai questa città oggi dovesse avere questo motto, questo simbolo. E ho cominciato a capire che la città era cominciata a scomparire dalla cartina geografica italiana dal 90. Aveva cominciato ad avere qualcosa di diverso, non era più la zona industriale che doveva essere, l'unica città forse dell'Umbria che si meritava l'appellativo di zona industriale. Un'industria al centro dell'Italia importante, l'acciaieria, la chimica, a Terni è nata la plastica. Quindi ho cominciato a capire, a apprezzare questa città. Però poi, parlando con i tifosi, ho visto che loro volevano una Ternana che fino ad oggi è vissuta di un nome, la Ternana, di una maglia rossa e verde. Questa maglia evidentemente è rimasta nel cuore di tutti i ternani, ma oltre questo per anni non si è mai andata. Si è vissuto nel ricordo di una Serie A che non è mai più arrivata, se non che negli anni 70, e si è vissuto nella volontà di fare il più possibile una Serie B, ma senza poi un'organizzazione né da Serie A né da Serie B, forse lasciatemelo dire a stento da Serie C, perché una squadra di calcio che non ha un centro sportivo, una squadra di calcio che non ha degli obiettivi, un settore giovanile sviluppato, quindi alla fine la Ternana, scusatemi se lo dico, ha un po' seguito quello che è successo un po' alla città, un po' di declino. Ora la giornata di oggi è una giornata invece secondo me di rinascita. Quella rinascita che Terni si merita e che la tifoseria ternana si merita e che l'Umbria, secondo me, deve cominciare a capire e a condividere con Terni. Terni non è un problema dell'Umbria, Terni è una città importante dell'Umbria. Terni è una città che, secondo me, nei prossimi anni potrebbe diventare la città più importante dell'Umbria e una delle più importanti del centro Italia. Forse cambieranno le prospettive, forse cambieranno le cose che si faranno a Terni, forse a Terni non ci sarà la bellezza di cosa si può trovare a Perugia o a Foligno o in tanti altri bellissimi posti dell'Umbria. Diciamo che a Terni però si troverà secondo me uno stadio bellissimo, uno stadio che potrebbe ospitare e che potrà ospitare veramente partite di Champions, forse non quelle della Ternana, ma sicuramente quelle di altre squadre molto forti. Sicuramente potrebbe e potrà un giorno, chissà, ospitare veramente qualche partita di qualche Coppa del Mondo. Potrà sicuramente vantarsi di essere il primo stadio che è nato, abbinato ad un'azienda che si sviluppa, un'azienda che sviluppa intelligenza e che sviluppa ricerca, cioè ad una clinica che non va vista come una clinica che è lì per fare un lavoro, io curo la gamba, il ginocchio, la spalla di qualcuno. No, deve essere vista almeno in tre aspetti diversi. La clinica che nascerà a Terni grazie allo stadio di Terni e grazie ai ternani, alla tifoseria ternana, è una clinica che prima di tutto penserà ai ternani, collaborando con l'ospedale di Terni, collaborando con tutta la sanità che esiste a Terni nella provincia a disposizione del cittadino. Ecco perché vengono chiesti posti letto convenzionati. Avrete posti letto forse da ricchi, quindi farà arrivare altre persone da tutto il mondo. Terni sarà
cose e si faranno cose che da altre parti forse nemmeno si potranno sognare e pensare. E poi ci sarà un centro di ricerca scientifico medico all'avanguardia, con attrezzature di livello internazionale, le migliori appena uscite arriveranno a Terni. A Terni io prometto che ci sarà la ricerca più importante del mondo, per ciò che veramente serve all'uomo per vivere sano e per vivere meglio. E Terni non resterà nella testa della gente solo perché c'è un'acciaieria, ma resterà nella testa impresso di ogni persona del mondo, perché a Terni forse si cominceranno a scoprire anche cose importanti a livello sanitario, a livello medico, a livello scientifico. Ecco, la clinica che nascerà a Terni insieme ad uno stadio moderno, che non ospiterà solo partite di calcio, ma che ospiterà anche eventi, fiere, danze e balli, perché signori, Terni è al centro dell'Italia e al centro dell'Italia si può fare qualcosa di miracoloso. Io vedo un nuovo sviluppo di lo so, sono un sognatore, me lo dovete lasciare. D'altronde io sogno anche una Ternana forte, una Ternana ambiziosa, una Ternana che forse saprà sempre combattere, ma una Ternana che potrà tornare ai fausti che poche volte ha visto. Io continuo a sognarla e come ho imparato nel mio lavoro, prima sogno, poi realizzo il progetto dei miei sogni, come oggi. Prima ho sognato lo stadio e la clinica, oggi voi avete lì davanti il progetto di lo stadio e della clinica, che poi diventeranno stadio e clinica in acciaio e in cemento armato, e poi diventeranno ricerca, diventeranno lavoro, diventeranno successo, salute, benessere e soldi, e poi diventeranno evidentemente un simbolo. Io questo sogno, io questo ho sognato e fino al progetto ci sono arrivato, e credo che realizzerò anche le altre due fasi, come credo che la stessa cosa succederà alla Ternana. Avremo da soffrire, forse, ma alla fine soffri, noi arriveremo in cima alla montagna e lì sorrideremo e vedranno tutti i denti bianchi che abbiamo. Io vi ringrazio per l'attenzione, credo che qualcuno possa farvi vedere adesso il progetto meglio di me. Mi scuso per il tempo che vi ho rubato e devo solo dire una cosa, lasciatemela dire, viva Terni, viva la Ternanità, viva la Ternana, ma principalmente viva tutta la tifoseria di Terni.